Allora, Peppe Medina, parliamo di questa partita fra Don Bosco e la Rungilatina. Mi sembra che buona parte della gara l'avete fatta voi, poi secondo tempo, a metà secondo tempo, loro in vantaggio e poi giustamente siete riusciti a pareggiare. Un commento per te sulla gara? Sì, il primo tempo è abbastanza equilibrato, noi abbiamo cercato di fare la partita, probabilmente non abbiamo avuto una mole di gioco che ci ha permesso di fare tantissime azioni da gol. Discreto possesso palla, ma partita abbastanza equilibrata. Il secondo tempo, una volta passati in svantaggio, abbiamo fatto solo noi la partita. Penso che il pareggio sia ampiamente meritato, forse potevamo fare qualcosa in più. Come hai visto nel complesso, se non ci è sembrata comunque poca cosa rispetto a voi? No, cioè, rispetto a noi. Noi il problema di fondo è che dall'inizio dell'anno facciamo prestazioni discrete, altalenanti, non continue nell'arco dei 90 minuti, ma in molti frangenti della partita dimostravamo di essere superiori alle altre squadre, ma come dice la classifica, evidentemente abbiamo torto, abbiamo solo 3 punti, evidentemente qualche errore lo facciamo. L'R11 rispetto ad altre partite, altre squadre, non l'ho vista nemmeno tanto male, diciamo che erano abbastanza equilibrati. Il livello vedo che è questo, quest'anno la prima categoria il livello lo vedo così. Certo, ma rende dalla Mistra, insomma, che la squadra era la un po' Mistra, più... L'anno scorso c'erano magari 4-5 squadre con un tasso tecnico elevato, si vedeva anche un discreto calcio nella parte alta della classifica. Quest'anno vedo più equilibrio, cioè noi praticamente, pur avendo semplicemente 3 punti, ce la siamo giocate con tutti. E oggi bisognava vincere però. Oggi era importante vincere, purtroppo non ci siamo riusciti. Domenica prossima a Faite, altra partita, altra battaglia. Altra battaglia, campo difficile, loro l'anno scorso erano una buona squadra, credo che abbiano mantenuto più o meno la stessa interagliatura. Andremo lì provando di fare il risultato. In bocca al lupo. Credi, grazie.